dell'8 settembre 1943, nei territori allora parte integrante del Regno d'Italia e della Dalmazia, dell'Istria e della Venezia Giulia, si scatenò una violenta ondata di terrore etnico che colpì indiscriminatamente tutti gli italiani e che proseguì anche dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale. Migliaia di persone vennero uccise nelle foglie. Tale violenza costrinse i nostri connazionali a fuggire da regioni storicamente contese, che erano entrate a far parte del regno negli anni successivi al 1918. Intere comunità furono costrette ad emigrare forzatamente in altre località del nostro paese, dove molto spesso non ricevettero quella solidarietà che dovrebbe essere tratta comunque di un mondo. Apriamo ufficialmente questa cerimonia commemorativa ascoltando l'inno nazionale, eseguito dal giovane Lorenzo Taroni. Suo papà è stato ucciso nelle foibe nel 43. Era un finanziere, ha lavorato a Piazzola, quindi qua vicino, è stato trasferito in Istria. Mi hanno messo gli appunti, se no io sbaglio i nomi, così sono preciso, anche a San Pietro del Carso e poi a Parenzo. Parenzo, ecco qua. Dopo l'armistizio, si citava prima l'8 settembre del 43, rimase insieme con altre forze dell'ordine, insieme al comandante della sezione dei carabinieri, rimase in Istria pensando di poter in qualche modo essere d'aiuto. La cieca rabbia dei partigiani di Tito lo fecero vittima della, questo, trasformavano in una sentenza di morte questa sua scelta di rimanere insieme con le persone con cui aveva vissuto in quegli anni. Quando vi dicevo che non è lontano da noi, dicevo questo: non sono fatti sbiaditi. Ha dato la vita ed è ricordato nel nostro giardino della memoria,
quello intitolato per l'Aspa, qui a fianco, ed è ricordato come un giusto che ha dato la vita per le persone con cui aveva convissuto in quegli anni, al servizio di quali aveva lavorato in quegli anni. Ma oggi volevo anche provare a fermare un'altra parola che mi sembra ci stia bene con questa cerimonia che ricorda le foibe, ma ricorda anche il dramma di tutti i profughi, tutti quei profughi che non solo vennero cacciati dalla terra in cui avevano vissuto, ma furono accolti con diffidenza e se non proprio con astio anche nei paesi in cui poi nel loro stato, in Italia, migravano. E qual è l'altra parola che volevo ricordarvi oggi? È verità. Perché la memoria, quella che vi dicevo l'altra volta, non quella che serve per covare rancore, per la vendetta, ma quella che serve per ricordare, per crescere, per imparare, per crescere. A fianco a quella ci vuole però la verità, il coraggio di guardare in faccia le realtà senza nascondersi. Perché se quella vicenda è legata all'odio, alla pulizia etnica che poi si è tra l'altro si è ripetuta, come ricordavo 15 giorni fa, proprio nell'ex Jugoslavia, a distanza di molti anni, o pochi anni o sono, ma al di là dell'odio che ha maturato, che ha ucciso quelle persone, c'è stata la rimozione, l'assenza di verità nel nostro paese. Noi per anni abbiamo accantonato il problema. Abbiamo pensato che fosse sconveniente, poco utile, quasi pericoloso ricordare. Non bisogna avere paura della verità. Se ci si nasconde dietro la menzogna, come si è fatto in Italia, rimuovendo per ragioni di opportunità politica, di opportunità di rapporto tra gli stati, anche quindi sovranazionale, per ragioni ideologiche, se si rimuove, non si affrontano le questioni, queste sono destinate a ripresentarsi, peggiorate, aggravate dal rancore. La verità è quella che ci consente di guardare in faccia le persone, di sbagliare, di vedere gli errori, ma da lì di ripartire, di nuovo, come la memoria, non per maturare vendetta, non per crescere nel rancore, ma per andare avanti, insieme alla memoria, la verità. Credo che in Italia, intorno alla vicenda delle foibe, non ci sia stata, credo si debba rendere merito a chi ha portato, ha avuto il coraggio di portare alla luce queste vicende. Voi oggi ci porterete qualche testimonianza di questo. Ricordo a questo proposito che nel 2007 il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha insignito il maresciallo Antonio Farinati della medaglia d'oro al merito civile e che il Comune di Cernobbio ha consegnato a Stefania la medaglia d'oro alla memoria del 2009, perché c'è bisogno di verità e c'è bisogno di memoria. Spero che anche questo approfondimento che sicuramente avete fatto con i vostri insegnanti in queste settimane serva a voi e serva a noi tutti per crescere nella memoria e nella verità. Grazie. Lascio la parola alla Sua Eccellenza il Prefetto. Grazie signor Sindaco, innanzitutto ringrazio l'amministrazione, la persona del Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale di Cernobbio per l'organizzazione ancora una volta di questa manifestazione. Vengo sempre molto volentieri, la seconda volta che vengo in pochi giorni in effetti, a questa manifestazione di Cernobbio, perché mi piace molto il taglio che viene dato, mi piace molto il fatto che sia una manifestazione rivolta, oltre che agli addetti ai lavori, alle forze di polizia, alle istituzioni, sia con grande partecipazione da parte dei ragazzi. Credo che l'unico vero significato della giornata del ricordo, così come della giornata della memoria, sia assolutamente questo,
quello di cercare di diffondere una serie di notizie e di informazioni, ma soprattutto quello di cercare di far riflettere le giovani generazioni su situazioni che hanno riguardato il nostro passato. Passato che per alcuni versi è estremamente conteso, in modo particolare per quanto riguarda il ricordo, la giornata del ricordo. Se solo pensiamo che in effetti lo Stato italiano ha riconosciuto questa giornata soltanto 10 anni fa, adesso ricorre il decennale della legge del 2004 che appunto ha istituito la giornata medesima, pensiamo al fatto che noi abbiamo avuto una pausa storica sotto questo profilo veramente molto molto lunga. Molto lunga soprattutto per coloro i quali sono stati vittime dirette o indirette di questi eventi. E vittime lo si è stati in due modi differenti, lo ricordava molto bene prima il nostro sindaco. Da un lato per coloro i quali sono stati, come dire, infoibati, moltissimo termine da dire, anche soltanto da pensare, ma comunque che sono stati precipitati all'interno di queste cavità carsiche che sono presenti appunto nel territorio che si trova al confine attuale tra l'Italia e la Slovenia attualmente, allora la Jugoslavia. E dall'altra parte coloro i quali appunto i profughi si sono poi diffusi su tutto il territorio nazionale. Sono due fenomeni che sono andati in qualche maniera di pari passo. Il primo ha fortemente condizionato il secondo, anzi, eppure il primo era finalizzato all'effettuazione del secondo. Infatti, come dicevamo, il fenomeno di questa strage di massa ha un arco temporale che va dal 1943 al 1947, quindi prima della fine della guerra, quindi dall'8 settembre, a poi terminare 2 anni dopo il termine della guerra medesima. Perché tutto quanto questo? Perché prima c'erano delle attività che erano connesse appunto all'8 settembre, al cambiamento di fronte relativamente appunto alle alleanze che in quel momento erano presenti sul nostro territorio, e poi successivamente ad una finalità vera e propria che era quella appunto della pulizia etnica e quindi della sostituzione ad una parte della popolazione presente, cioè tutta la parte italiana della popolazione presente in Istria e in Dalmazia, sostituzione con appunto le popolazioni provenienti da quella che poi sarebbe diventata la Jugoslavia. Lo stesso Presidente della Repubblica ha riconosciuto questo come un'autentica pulizia etnica finalizzata ad un espansionismo slavo nei confronti di questo territorio. Quello che è stato il grave errore storico, lo ricordava prima, lo accennava prima il nostro sindaco, è proprio l'essersi dimenticati di questa certa cosa. Peggio ancora, la si è relegata a una posizione politica, la si è relegata ad una fazione politica, si è dato si è abdicato all'analisi storica su un fenomeno che ha riguardato tutti, indistintamente, a prescindere dalle posizioni politiche, si è abdicato a questo consegnandolo nelle mani di una formazione politica o di un gruppo politico. Questo è stato un errore gravissimo da parte della parte politica avversa, che si è dimenticata perfettamente il fatto che coloro i quali poi prima sono finiti le foibe, poi sono stati mandati via dal loro territorio, appartenevano a qualunque posizione politica essa fosse. C'erano i partigiani, c'erano le brigate Garibaldi, c'erano coloro i quali avevano fatto l'attività di lotta per la difesa del nostro territorio e per la lotta contro il nazifascismo, così come c'erano semplici maestri di scuola, come c'erano contadini, come c'erano tutti coloro i quali su quel territorio insistevano sino a quel momento. Quindi, non si trattava di una posizione politica l'una nei confronti dell'altra, si trattava di mandare via gli italiani, questo è quanto, e del farlo nel modo più cruento possibile. Il modo più cruento ovviamente lo capiamo tutti, era certamente questo delle foibe, ma non tanto perché i corpi dei fucilati venissero lì buttati e quindi se ne dovesse perdere la memoria, altra faccenda particolarmente difficile da raccontare, ma anche perché molti di questi venivano buttati in vita nelle foibe stesse, e morivano perché l'uno andava a finire di soffocare l'altro, quindi si creavano delle pile di persone, una sopra l'altra, e non tutti erano morti da prima, morivano in quell'occasione. Quindi capite bene quanto fosse terribile la sorte di queste persone che venivano buttate per 200 metri all'interno di come fosse un grande pozzo, senza fondo, e l'unico fondo era costituito dai cadaveri delle persone che stavano sotto, una cosa soltanto terrificante a pensarci. Quindi, come dicevo, questa è la prima parte dell'attività, del progetto, quindi fare paura alla gente. Venivano, come dicevamo, coinvolti tutti, gli intellettuali, ma ripeto, gli stessi maestri di scuola, situazioni di persone che sparivano dalla circolazione da un momento all'altro, dopodiché non se ne aveva più traccia. E anche adesso la cosa terribile è che non si riesce a determinare il numero esatto
delle persone che sono state intubate. Si va da una cifra dai 5.000 ai 10.000, cioè la forbice è talmente tanto ampia che non si riesce neanche a capire quante persone effettivamente abbiano avuto questa sorte. È una cosa terribile. Anche soltanto pensare che nessuno di questi, che molti di questi anzi, non essendo stati neanche riconosciuti, in realtà non hanno dato luogo ad avere una tomba sulla quale i propri cari potessero andare a mettere un fiore o fare una preghiera. Alla fine la loro tomba ha finito per essere la foiba vera e propria, quindi i familiari vanno alla foiba a pregare come se quella fosse la loro tomba, ma non sanno neanche se sia quella effettivamente del loro caro oppure se sia quella del paese a fianco o dello stato a fianco. Questo è. Quindi anche soltanto pensare di avere persone, i genitori, i figli e quanti altri che venivano portati via la mattina per la sera, dopodiché di loro non si sa più niente, non si sa niente a tutt'oggi. Questa, come dicevo, è la prima parte dell'operazione. La seconda parte è stata evidentemente quella di indurre attraverso il terrore le persone di andare via da casa. E voi, basta che si vedano i filmati o le fotografie di quel periodo, ce ne sono continuamente, se ne vedono dappertutto adesso, di queste persone che andavano via portando via le poche cose che avevano. Si vedono ragazzi che si tirano appresso una sedia perché era l'unica cosa che apparentemente poteva essere utile. Poi alla fine, quando ci sono queste cose concitate, poi uno non sa bene che cosa gli serva, che cosa gli possa servire, che cosa infilare dentro una valigia, perché alla fine di questo si tratta. Andare via da un momento all'altro, la sera per la mattina, per cui si vedono queste cose, quelle terribili di persone che poi vengono caricate sui bastimenti e vengono poi distribuite sul territorio nazionale, ma non sul territorio che era disposto a riceverle, sul territorio che non era disposto a riceverle, tant'è che in tutti i posti dove loro andavano si portavano appresso una fama, che si sono portati appresso sino a veramente molto poco tempo fa, che si trattasse di fascisti in rotta, cioè persone che stavano abbandonando il territorio nazionale che in quel momento era stato defascistizzato, diciamo la termine che non esiste. E quindi venivano ricevuti dalle popolazioni locali con grandissimo disfavore, quasi che fossero dei disturbatori, della gente che voleva lì andare a rompere gli equilibri che esistevano sul proprio territorio. In realtà si trattava, come dicevo prima, di persone di ogni fede politica, di ogni impostazione, però hanno avuto la forza delle loro convinzioni e soprattutto la forza del loro saper fare, il pragmatismo proprio tipico di quelle zone, che li ha portati ad avere, dopo un lungo periodo trascorso tra l'altro all'interno di campi profughi, lunghissimo periodo, tante persone hanno avuto la propria esistenza segnata a questo lungo periodo trascorso nel campo profughi, dopo questo magari gli veniva assegnato una località nella quale poter operare, lavorare. E questo è capitato naturalmente, non certo nei posti più ricchi del nostro territorio, magari anche dal punto di vista agricolo, ma capitava nei posti più poveri. Normalmente capitavano i posti lagunari o in quelli dove era presente la malaria, per cui non veniva loro affidata la possibilità di, come dire, prosperare in posti dove l'agricoltura aveva un significato, al contrario, gli veniva dato il posto peggiore dove nessuno sapeva voleva andare. E allora cosa succede? Che proprio in questi posti loro si caratterizzano nelle attività che sapevano svolgere, normalmente appunto l'attività agricola, però portando, come dicevo prima, un pragmatismo di fondo che li ha portati a ricostruire quei territori, per cui intere parti del territorio nazionale si devono al recupero che è stato fatto proprio dai profughi dei Liste dalla Dalmazia. Tutti coloro i quali insomma erano stati mandati via dalla propria casa e che hanno trovato una casa in un altro posto, una nuova collocazione, mantenendo anche tra l'altro tra di loro delle proprie origini, delle proprie, come dire, coesione culturale, ma aprendosi anche alle popolazioni che stavano al di fuori, che tutto voleva tranne che loro nel loro territorio. Poi piano piano questa cosa è andata via via sciogliendosi nel tempo, con tante difficoltà e con tanti sistemi, con tanta pazienza e con tanta forza che queste persone hanno dovuto avere per poter vivere all'interno del territorio. Per cui hanno creato delle aziende agricole, sempre, come dicevo, le migliori, quelle più prosperose, quelle che hanno dato più ricchezza a quel territorio, proprio perché avevano la forza di coloro i quali stavano venendo da una situazione terribile, avevano bisogno di crearsi una nuova casa diversa da quella di prima, ma certamente una casa che per loro fosse accogliente. Allora, queste due cose dobbiamo cercare di ricordare, io credo, in una giornata come appunto quella del ricordo. La forza delle persone e la tragedia di quello che queste persone hanno dovuto affrontare per quanto riguarda i propri morti e anche per quanto riguarda loro stessi in vita.
Questo è quello che dobbiamo cercare di tramandare, e poi certamente quello della verità storica, che è sempre complicato da elaborare, da verificare, ma certo basato sulla volontà di andare a guardare la storia in faccia, non di guardarla di nascosto, con infingimenti, o pensando che negarne la verità poi non possa portare a dei frutti. In realtà la verità cammina da sola e poi ha la brutta tendenza a venire fuori, o prima o poi, per cui tanto vale affrontarla da prima. Lascio la parola a Luigi Perini, che è presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia di Comune. Grazie. Io ringrazio di questo invito vivamente e ringrazio di Sua Eccellenza il prefetto di quanto ha detto. Io personalmente non dovrei dire nulla, però in obbligo mi sento anche di dire qualche cosa come esperienza, come vissuto di noi giulianesi. Leggerò alcuni brani del discorso che ho fatto ad Albate. Al giorno del ricordo, che potrebbero essere significativi anche per gli alunni, specialmente. Noi siamo gli unici testimoni di questa tragedia, conclusosi negli anni 40 e 50, ma che ha radici ben lontane. Da tempo era stata programmata la pulizia etnica della Venezia Giulia e Dalmazia e scientificamente e puntualmente attuata non appena si è presentata l'occasione. Il nostro calvario inizia con il Trattato di Capoforte del 1797, con la cessazione del nostro Stato, della Repubblica Veneta, e diventa drammatico nel 1866, terza guerra d'indipendenza, quando l'Austria iniziò a favorire la componente slava più fedele, iniziando dalla Dalmazia, a scapito di quella italiana. Tale politica di stravolgimento etnico verso la componente italiana fu applicata anche per Istria, Trieste, Pola e Gorizia, con immissione di popolazioni slave. Mentre ai cittadini del Regno d'Italia, residenti da decenni, non veniva concessa la cittadinanza. La prima guerra mondiale per noi, quarta guerra d'indipendenza, evitò che si portasse a compimento completo tale progetto. Sul confine orientale ci fu uno scontro etnico-culturale che solo dal 1941 ebbe anche connotati politico-ideologiche e si concluse drammaticamente per la componente latino-veneta. L'olocausto Giuliano Dalmata. Lo scontro e la violenza della Venezia Giulia furono terribili, neppure lontanamente paragonabili a quanto accade in Italia. Alcune sterili ma terrificanti cifre. L'Italia ebbe nella seconda guerra mondiale ebbe circa 446.000 morti su 46 milioni di abitanti. Di questi, 44.000 erano della Venezia Giulia. La contabilità dei morti è spaventosa in Jugoslavia, poi. Su 16 milioni di abitanti ebbe da 1.200.000 morti. Il nostro contributo di sangue è stato di circa, alcuni dicono 5-10.000, comunque le cifre si presume in 12.000 circa di persone. Sono dati desunti da una relazione del Comitato di Liberazione Nazionale dell'Istria. Sono cifre che devono far riflettere e agire. È doveroso, anzi imperativo, per gli uomini di buona volontà. Anzi, imperativo per gli uomini di buona volontà non perpetuare gli odi e rancori che sono la base della tragica contabilità di morte. Dobbiamo essere costruttori di pace, anche quando si fa rumore di tragici avvenimenti storici. La censura non paga mai, come già accennato anche Sua Eccellenza. L'Europa unita nasce per evitare tali tragedie che non accadono più, ed è positivo che la Croazia sia entrata nell'Unione Europea nel 2013, come lo è già la Slovenia. L'odio etnico, ideologico e accanto all'intolleranza religiosa sono delle idre che portano solo distruzione e di morte. La nostra unica colpa era di essere e voler continuare ad essere liberi e italiani ed essere orgogliosi di esserlo, come lo siamo eravamo ieri e lo siamo anche oggi. In 350.000 siamo partiti per l'esilio, con in testa i nostri vescovi, sacerdoti e religiosi. Un gesto ancora di poco. Ci siamo lasciati alle spalle migliaia di morti infuocati, fucilati, annegati, lapidati o morti di stenti nei campi di concentramento jugoslavi. I nostri cimiteri, le nostre case e averi, specialmente la nostra storia millenaria che noi che avevamo difeso per tanti secoli. Siamo stati disseminati per non dare fastidio in 109 campi profughi, non dissimili ai campi di concentramento, sparsi in tutta Italia, simili a Sardegna addirittura, e buona parte. Il 30% circa
stavi distante, Sardegna. No, è distante, cioè dall'altro capo del mondo, no? Cioè, sono due mondi proprio diversi, proprio. Però comunque. No, io non volevo dire nulla, scusatemi, però per noi dall'Istria, andare in Sardegna, cioè, però questa qui è una parte. E buona parte, 5-30%, fatti emigrare addirittura, quindi oltre alla Sardegna, in Canada, Stati Uniti, Argentina, Australia e Nuova Zelanda. Io ho i miei parenti in Canada, in Argentina e in Australia. Campi profughi circondati da filo spinato, con posti di polizia all'entrata e con servizi, bagni e messi in comune, soggetti a coprifuoco e schedati come se fossero dei criminali, alla mercé della carità pubblica e ciò fino agli anni 70. Nonostante tutto, non ci siamo mai dimenticati delle nostre amate terre perdute. Ora siamo qui a ricordare, accanto anche a voi, a fare memoria e a gridare la nostra verità, perché possa diventare patrimonio di tutto il popolo italiano. E noi vi siamo grati di essere qui presenti. Vuol dire che certo periodo è finalmente passato. La finalità della nostra associazione è quella di far memoria delle nostre terre, della nostra cultura, delle nostre sofferenze, delle nostre genti, per mantenere la propria cultura e lingua. E trasmettono questo nostro amore per la nostra terra a tutti gli italiani affinché non dimentichino che per storia, cultura e lingua l'Istria, Fiume e Dalmazia sono sempre state erano sempre stati italiani. Noi i confini non ci interessa, noi quello che noi non vogliamo accettare, che non ci abbiamo passato in tante amministrazioni, tutti i governi immaginavano così, ma nessuno ci ha sradicato dalle nostre terre. Per noi è una pugnalata ogni qualvolta sentiamo dire Copia per Capodistria, Rijeka per Fiume, Porice per Parenzo, Pula per Pola, Split per Sparto, Zadar per Zara, Var per Lesina, Dubrovnik per Ragusa e così via. Sono insulti alle nostre sofferenze. E qui mi fermo perché non voglio togliere spazio agli interventi dei ragazzi che penso che saranno molto interessanti. Scusate, grazie.